I batteri sono piccoli, ma non certo semplici. L'evoluzione insegna che i batteri furono le prime forme di vita a scaturire da composti chimici. Molti batteri si muovono spinti da una specie di motore in miniatura chiamato flagello. Questi motori reversibili ed estremamente efficienti ruotano fino a 100.000 giri al minuto. Il motore del batterio è simile a quello elettrico. Ha un filamento che funziona come un'articolazione universale, formata da una parte fissa chiamata statore, una mobile chiamata rotore e da un albero motore con ramificazioni. Ogni parte del motore deve funzionare, altrimenti il batterio muore. I batteri possono muoversi, fermarsi, cambiare direzione e velocità, perciò devono avere sensori sofisticati, interruttori e meccanismi di controllo, tutti estremamente miniaturizzati. Infatti 8 milioni di questi motori entrano comodamente in una sezione trasversale di un capello umano. I batteri sono piccoli, ma non certo semplici. Penso che probabilmente l'anello più debole di tutta la teoria dell'evoluzione sia l'idea che l'origine della vita provenga da sostanze chimiche inanimate. È probabilmente più facile ottenere una persona partendo da una cellula che da sostanze chimiche arrivare alla vita. Il divario è incredibilmente enorme. Sono convinto che la vita è così complessa, così perfettamente strutturata, che dove esiste è stata creata da Dio. Non è possibile che sia avvenuta per processi naturali. La vita ha origine da un creatore e quel creatore ci dice che lui ha creato la vita sulla Terra. È così incredibilmente complessa che deve per forza essere stata creata.